ragazzi, sono Daryl e sono qui con un nuovo gameplay. E questo è il primo gameplay su COD Ghost. L'ho preso praticamente oggi pomeriggio, sono riuscito a prenderlo un giorno prima. E sì, devo dire che come prima impressione il gioco è... Aspettate che muto tutti questi. Ok, devo dire che come prima impressione il gioco è molto bello e sembra veramente molto 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 simile a... a MV1, cioè ovvero sarebbe COD 4, e mi dà quel classico, cioè quello stesso senso di leggerezza di quando giocavo a COD 4. Ecco, cominciamo bene, sono arrivato nel loro spawn, sto giocando in una modalità nuova, sarebbe modalità, voi forse la conoscete come Cranked, perché è stata presentata come Cranked, però in italiano si chiama Frenesia. È quella modalità dove, porca troia, appena uccidi uno si attiva un timer di 30 secondi e lo devi ammazzare un altro prima che, ecco, adesso vedete, mi si è attivato il timer. E se ne uccido un altro entro questi secondi io esplodo e perdo, prendete e muoio. Diciamo che è una mappa molto bella per chi ama rushare, perché oltre al fatto che comunque devi lasciare per andare a prendere un altro nemico, e così devono fare anche i vostri nemici, quindi vi trovate sempre comunque gente addosso. Oltre a questo fatto c'è il fatto che la velocità complessiva vostra e di tutti quanti dopo la prima uccisione viene aumentata, quindi è appunto, come dice il titolo, Frenesia, è molto frenetica come azione di gioco. Quindi come potete vedere è una... che porca troia, intanto per chi sta chiedendo, quella valigetta è la valigetta del primo sangue. Praticamente quando si fa il primo sangue si lascia questa valigetta che dà un obiettivo molto semplice. Per esempio, a volte uccidi un nemico da sdraiato, niente di che, ma non appena si... oddio quanti sono, non appena si finisce questa missione vengono dati gli approvvigionamenti. Io adesso l'ho fatto una volta sola, sono riuscito a fare, perché non è neanche tanto semplice già prendere la valigetta, e a volte non riesci quasi mai a fare la sfida. E mi è arrivato il SATCOM, sempre con il mio solito culo. Adesso non guardate un po' il gameplay che sto facendo, perché comunque è la seconda partita che faccio in questa modalità. Ho giocato tutto il tempo a veterano, perché i miei amici, praticamente stavo giocando insieme a loro e giocavano tutti a veterano, quindi mi sono dovuto adattare, anche se a me il veterano non piace molto. E quindi è la seconda partita di gioco, ma ero molto curioso di provare questa modalità, sinceramente, perché penso sia una modalità veramente anti-camper, come è ovvio che sia, perché vi dovete muovere per forza e dovete andare voi incontro agli avversari, non potete aspettare che gli avversari vengano da voi. Ecco. Comunque, come prima impressione, come stavo dicendo prima, è veramente una buona impressione mi ha dato questo gioco, e spero che nel futuro non cambi, cioè nel senso che poi... Ecco, vedete, adesso ho ammazzato, si è riavviato il contatore. Spero che poi non diventi il classico gioco che dopo un po' ti stufi a giocarlo e fa schifo. Tanto ho il SATCOM, come vedete. E fatemi sapere voi che ne pensate di questa modalità. A me sembra veramente molto innovativa, molto bella, una delle più belle. Forse dopo uccisione confermata, che è stata inserita in MV3, è una delle più belle. Intanto meno male, perché sta per finire il timer qua. Veramente figa questa modalità, cioè mi piace veramente tanto. Più la gioco e più mi piace. Adesso già sto alla seconda partita e mi piace ancora di più della prima che ho giocato. Sì, devo dire che è veramente una bella invenzione stata. Oddio, 9 secondi. Porca troia. Mamma mia ragazzi. Adesso ho altri 20 secondi, quindi... che cazzo, avevo anche la valigetta, non me ne ero proprio accorto. Vabbè, benissimo. Comunque, scusate se mi assento, ma non essendo abituato a giocare tanto a questo gioco... Cioè, ecco, stava dietro, perfetto. Non essendo abituato a giocare tanto a questo gioco, mi devo concentrare un attimo per capire quello che sto facendo, perché alla fine non è tanto che sto giocando. Come vedete, sto a livello 9. Ah, un'altra cosa. Per fare un livello ci si mette una vita, praticamente. 3 ore che gioco e sto soltanto a livello 9. Vabbè. Comunque, questo è un video così per farvi vedere questa nuova modalità e per farvi capire le mie prime impressioni su COD. Poi comunque nei prossimi giorni ne farò altri
e svilupperemo ancora di più questo pensiero che abbiamo su COD tutti quanti insieme. Voi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Vi invito a lasciare un like proprio per il sistema delle feed che vi spiegavo l'altra volta. E da Daryl è tutto, ci vediamo alla prossima, bella!